Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. E adesso vi accompagno dalle scale ripettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campione. Ma vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori. A questa aggiungi pure che la palla è rotonda. A volte soffia il vento in poppa ed altre volte ti affonda. Ci sono leggi e schemi, verticalizzazioni, e poi traverse e pali, e poi sviste arbitrali. E guardalo l'allenatore, da 50 anni ha perso ad un pallone, sulla panchina calda come il sole, è un freddo gelido quasi polare. E guardalo l'allenatore, a bordo campo pronto a cominciare, determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare. Con la sua grinta rompe come un tuono, chiudi gli spazi e chiudi sempre l'uomo. Non ti sembra di vederlo solo? Che differenza c'è tra la partita e la vita? Se ci si trova soli ad affrontare una sfida. Per vincere non è che basta solo lottare, bisogna dare tutto e potrebbe non bastare. A questa aggiungi pure che la sorte ti inganna, all'ultimo minuto potrà dirti una palla. Ci sono scontri duri e calci di rigore dove non puoi sbagliare, e poi trasferte a mare. E guardalo l'allenatore, da 50 anni ha perso in un pallone, sulla panchina calda come il sole, è un freddo gelido quasi polare. E guardalo l'allenatore, ha dato tanto e ha avuto molto meno, ma quanti ostacoli, quanto veleno, prima di alzare le sue braccia al cielo. In questo mondo privo di valori, dove chi conta sono i vincitori, e dei perdenti cancelliamo i nomi, e adesso vi accompagno dalle scale riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni. Grazie Nenada.